Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'aula di Palazzo del Pegaso ha ripreso l'attività legislativa. Lo ha fatto approvando all'unanimità la riforma del sistema regionale di emergenza territoriale. Approvata all'unanimità dopo un efficace lavoro di sintesi in Commissione Sanità, tra maggioranza e opposizione, la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento delle associazioni e del volontariato. L'atto è stato illustrato in aula dal presidente Enrico Sostegni, che ha voluto ringraziare per il loro impegno e ruolo essenziale proprio le associazioni del volontariato audite durante i lavori della Commissione che presiede e ha dato merito alle opposizioni per il lavoro nato dagli atti presentati. Sappiamo c'è una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari, i soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori la necessità A, che vengono coinvolte più in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza-urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi, talvolta creano un appesantimento burocratico che si può eliminare, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. La proposta di risoluzione impegna la Giunta a garantire nel percorso di attuazione del processo legato alla riforma del sistema regionale dell'emergenza-urgenza la massima condivisione con le associazioni di volontariato, sollecitando le aziende, unità sanitarie locali della Toscana ad adottare modelli omogenei affinché si realizzi lo stesso livello di coinvolgimento sin dalle prime fasi del percorso che porta alla stesura di nuove delibere o atti di indirizzo. L'atto, che fa seguito alle audizioni in commissione delle associazioni di volontariato, impegna anche la Giunta a dare attuazione quanto prima all'implementazione degli autoveicoli di soccorso avanzato con equip sanitarie a bordo, più efficacemente in grado di replicare le competenze ospedaliere sul territorio. Il consigliere della Lega Andrea Ulmi ha auspicato la creazione all'interno dell'assessorato regionale di un dipartimento di emergenza-urgenza per garantire una particolare attenzione a questa problematica. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe. Per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. Nel suo intervento il consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri si è detto soddisfatto per un percorso condiviso che accoglie le richieste del mondo del volontariato e che nasce da una mozione sul tema che è stata presentata nel gennaio del 2023 proprio da Fratelli d'Italia. Siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari, che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. E la nostra mozione è stata spostata in commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti.
Voto unanime dell'Aula anche in merito alla risoluzione del servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica. Approvata dall'Aula all'unanimità la risoluzione in merito al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica, che chiede di rivedere al termine del percorso di sperimentazione i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. La risoluzione è stata illustrata in Aula da Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità, che ha ricordato di aver accolto nel testo anche le richieste arrivate dalle opposizioni e che il trasporto sociale deve essere finanziato con risorse aggiuntive, anche per arrivare ad una presa in carico maggiore delle richieste dei malati oncologici. Il documento, a valle poi di un percorso importante partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio di chi ha difficoltà socio-economiche sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario, che è garantito a tutti in tutte le parti della Regione Toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. Noi abbiamo chiesto una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scellerata, ovvero quella di introdurre, dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale. Addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico, oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemio o la radioterapia, quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già provate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario, in modo particolare anche le persone con disabilità, perché nel frattempo gli uffici, dopo la riforma della Giunta dell'ottobre scorso, avevano scritto anche all'Associazione del Volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale. Questo lavoro è stato, hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che una unanimità sia la giusta conclusione. Andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male. Tra i temi di attualità nel dibattito politico, anche quello sul salario minimo, al centro di due mozioni all'attenzione dell'organo legislativo. A fine lavori l'Aula di Palazzo del Pegaso si è concentrata su un tema di grande attualità, quello del salario minimo, approvando due diverse mozioni con il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, una presentata dalla consigliera Irene Galletti e l'altra dal Partito Democratico, prima firmataria Ilaria Bugetti. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Ad illustrare la mozione del Partito Democratico la consigliera Bugetti, che ha manifestato l'intenzione di votare anche l'altro atto dopo la presentazione di una serie di emendamenti. Noi abbiamo votato la loro hanno votato la nostra. Noi abbiamo emendato ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle gli emendamenti che il PD ha presentato e la nostra partiva dalla richiesta al governo affinché non venisse soppresso, perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in commissione parlamentare, commissione lavoro, chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1.
Il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, annunciando il voto contrario alla mozione del Movimento 5 Stelle e il non voto su quella del Partito Democratico, ha definito il salario minimo uno dei temi di assoluta attualità e ha ricordato l'apertura del governo su una proposta di legge avanzata da alcuni partiti di opposizione. Il tema del salario minimo è un tema importantissimo, è un tema, e io ringrazio veramente le opposizioni per aver fatto questo dibattito in aula. Era impensabile che la Regione Toscana non affrontasse il dibattito su uno dei temi principali dell'agenda politica nazionale. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso, che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani, perché va superata l'epoca del salario a basso costo, da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione. Ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore. Premio Ali del Pegaso del Consiglio regionale ad un giovane, Alessandro Dioni, che si è reso protagonista di un gesto di altruismo e di preparazione, di formazione per il primo soccorso che ha salvato la vita a una persona. Un premio ad un giovane studente che ha salvato con un gesto importantissimo il babbo di un amico colto da arresto cardiaco. È questo il messaggio forte che il Consiglio regionale della Toscana ha voluto mandare. Non bisogna mai voltarsi dall'altra parte e mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare vite umane. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato in sala Gonfalone ad Alessandro Dioni le ali del Pegaso, un premio nato per valorizzare i gesti di ragazze e ragazzi della regione. Per noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori, perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare vite umane. Direttamente dalla voce di Alessandro, il racconto di quell'esperienza. Ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco. Ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era uno lì in parrocchia. Allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio, e io invece insieme a un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele, e poi in seguito ho attaccato le piastre, ho dato 3 scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. Sono stati il vicepresidente Marco Casucci e la consigliera Lucia De Robertis a chiedere che il premio fosse consegnato al giovane. Facciamo un passo indietro. Una delegazione del Consiglio regionale formata dal presidente dell'Aula Antonio Mazzeo e dai due vicepresidenti si è recata a San Francisco negli Stati Uniti per aprire un ufficio che faccia da porta d'accesso alle aziende che vogliono investire nella nostra regione. 4 giornate di incontri, visite, confronti, di racconto della Toscana e delle sue potenzialità, ma anche 4 giornate che hanno permesso di conoscere in maniera approfondita le molteplici opportunità offerte da Innovit, dalla Silicon Valley, dal mondo dell'innovazione e delle nuove tecnologie che nei prossimi mesi saranno messe a disposizione delle start-up e delle piccole e medie imprese della nostra regione. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, insieme ai due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, è stato in questi giorni a San Francisco per inaugurare lo sportello dedicato a start-up e imprese innovative toscane presso Innovit. Tra i soggetti con cui la delegazione toscana ha avuto l'opportunità di confrontarsi, oltre a realtà del calibro di Google, NASA o Italfood, un valore particolare è stato senza dubbio rappresentato da John Wesley di Nvidia, anche Margaret Taylor e Eric Leb di Salesforce, una delle società leader mondiali nella gestione dei dati e dell'intelligenza artificiale, già partner tra gli altri di Gucci e Brunello Cucinelli.
Accanto a questo, accompagnati dal console generale a San Francisco Sergio Strozzi, il cui contributo è stato decisivo nell'effettiva realizzazione dell'outpost, gli incontri istituzionali con la responsabile del commercio e degli investimenti esteri dello Stato della California, Tricia Atterbeck. Un messaggio agli americani, un messaggio a chi opera su questo territorio, che la Toscana non è soltanto terra di arte, terra di cultura, terra di bellezza, terra di turismo, terra di buon cibo e di buon vino. La Toscana, cioè noi con questa iniziativa vogliamo andare oltre. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna alla prossima puntata.